stasera siamo qui per la presentazione del libro di del libro Adelaide e della nostra cara Antonella. Io mi permetto di chiamarla cara per le origini casolane e perché Antonella partecipa con noi, con l'associazione, anche da tanto, insomma. Anche l'altro libro è stato presentato qui a Casoli, Un amore di città, e l'intero ricavato è stato devoluto all'associazione. E stasera lei farà lo stesso, e l'intero ricavato della vendita sarà devoluto all'associazione. E quindi la mia preghiera è questa. A parte il fatto che il libro è bello, è bellissimo, ma compratelo, perché poi vi spiegherò anche il motivo. Strada facendo vi spiegherò anche il motivo. Come? Secondo me la prima cosa che devi dire. Sì, un attimo. Io volevo poi ricordare un minuto Carlo, perché l'altra volta, giustamente parlando dell'altra volta, Carlo era con noi, Carlo Masciantonio, e quello che mi torna sempre in mente è che lui... Mi sentite? Direzionale, Tina, alto. Alto. Allora, quello che lui mi disse quando gli feci la proposta fu proprio questa frase: Tina, l'Italia è una repubblica fondata sulla solidarietà e sul volontariato, per fortuna. Quindi lui partecipò molto, insomma, molto volentieri e stasera non possiamo non ricordarlo. E che cosa ci prefiggiamo? Allora, in questa seconda, allora abbiamo inaugurato da poco l'altalena e l'altalena per i diversamente abili e la panchina inclusiva. Questo era il progetto nostro di prima del Covid, un progetto che abbiamo portato a termine. Siamo stati felicissimi, sì, c'è stato tanto lavoro dietro, però ci siamo riusciti. Siccome noi non abbiamo voglia di fermarci perché ci piace fare questa cosa qui, cioè il fatto di fare del bene, diciamo, ci sta piacendo. Perché? Perché quando si fa per la comunità è bello, cioè ti fa stare bene, un qualcosa che non ti dà economicamente ma ti fa stare bene dentro. Per cui il progetto di adesso che vi sto presentando è ancora più ambizioso. Perché più ambizioso? Perché è più costoso. Si tratta di un life pack, di un salvavita che si chiama Life Pack 15. Non vi dico il prezzo in questo momento perché non è il caso, però vi dico che questa strumentazione è un gioiellino. In che senso? Uno potrebbe dire: perché un ospedale pubblico ha bisogno dell'aiuto del privato o ha bisogno della solidarietà di un'associazione? Loro il salvavita lo devono avere e ce l'hanno, vi tranquillizzo, ce l'hanno. Allora, il salvavita l'ospedale ce l'ha, però è come dire ha come attrezzatura una 500, perché quello deve avere. Deve salvare la vita. Il life pack a che cosa serve? È come se noi stessimo donando, e non voglio essere presuntuosa, ma così mi è stato presentato, è come se stessimo acquistando un Ferrari per l'ospedale. Perché? Perché questo salvavita può essere intanto azionato da chiunque. Da chiunque, dico anche il personale non specializzato. È chiaro che in un pronto soccorso, oppure nel momento in cui stiamo salvando una vita, là ci sono solo persone specializzate, professionisti, medici, infermieri, eccetera, eccetera. Però nella condizione in cui stai salvando la vita a una persona, e avere delle strumentazioni che ti vengono incontro, cioè che ti aiutano, è un qualcosa che fa la differenza. Perché questa strumentazione che fa? Questa strumentazione si collega con il centro col centro specifico più importante, ed è tutto wireless, quindi il collegamento. Io vi dico quello che ho capito.
ovviamente, perché non sto nel settore, quindi non ho neanche la presunzione, però e ti dà i valori di quel momento e che cosa la persona ha bisogno per far risalire i valori o per in qualche modo temporeggiare, aspettare di portarlo poi in un centro specializzato più vicino, quindi lo tiene in vita. E a noi questa cosa qui ci è piaciuta perché penso che può essere un qualcosa utile per tutta la comunità, e non parlo solo della comunità casolana, certo, della comunità casolana, perché noi lo doneremo all'ospedale di Casoli, questo strumento. Però la vita, quando si deve salvare una vita, non è che si sta a vedere la provenienza. Sicuramente i paesi limitrofi vengono qui, cioè non è che vanno, capito? Quindi il pronto intervento, il primo intervento, infatti quello di Casoli si chiama punto di primo intervento e sta qui a Casoli. Di che cosa abbiamo bisogno? Ovviamente, come per l'altalena e come per la panchina, abbiamo bisogno del vostro aiuto. Però è anche vero che questa cosa qua non va realizzata fra 2 mesi o 3 mesi, è chiaro, ci vuole il tempo che ci vuole, come è stato per la panchina. No, per la panchina eravamo già pronti un anno fa, se per questo. Eravamo pronti perché dopo la rassegna delle 7 serate eravamo già pronti, avevamo i soldi in banca. Ci siamo fermati e non abbiamo acquistato perché? Perché c'è stato il Covid e quindi le aziende erano chiuse e assolutamente non si poteva fare nulla. E quindi il nostro obiettivo è questo, il nostro progetto è questo, però nel frattempo noi vogliamo fare anche qualcos'altro, vogliamo farvi divertire, quindi organizzeremo degli eventi teatrali, musicali, come abbiamo sempre fatto, e degli eventi socioculturali, come quello di stasera, e anche altri eventi che adesso non sto ad anticiparvi perché poi li conosceremo man mano che andremo avanti. Quindi, ripeto, non è una sottrazione forzata, cioè non è che veniamo nelle vostre borse a prendere i soldi, che sarà un qualcosa di vostro che farete voi spontaneamente, ma che ci sarà anche un ritorno, che sia il libro stasera, che sia la serata, il divertimento di una serata o la riflessione in un'altra serata o la conoscenza di un qualcosa che non conosciamo, è comunque un qualcosa che ci arricchisce, oltre al fatto che chi ha partecipato all'inaugurazione dell'Altalena penso che se lo ricorda quanto sia stato emozionante quel giorno e quanto è stato bello. Mo, questo me ne dovete dare atto, chi ha partecipato di questo me ne deve dare atto, cioè siamo usciti veramente più ricchi. Anche se abbiamo dovuto donare, però siamo usciti più ricchi da questa esperienza. E io a questo punto penso di aver detto tutto, giusto? Che cosa volevo dire? Vabbè, niente. E poi ovviamente il life pack lo metteremo sulla pagina, ve lo faremo vedere proprio com'è. Io credo che fra una settimana, 10 giorni, io con la mia collaboratrice avremo l'incontro con il referente di zona, cioè quello che vende questa strumentazione. Ovviamente pure da lui, e mo ve la dico proprio qui, andrò a piangere perché noi non siamo una struttura privata per cui deve farci un guadagno, comunque deve perché queste attrezzature vengono vendute alle cliniche private. Quindi io farò capire anche a questa persona e vediamo lui che cosa potrà fare, anche lui nel limite delle sue possibilità come scontistica, perché se riesce a farci uno sconto diciamo importante, magari acquisteremo quello pure più, perché questo parte da un minimo di 3.500 euro fino ad arrivare a 9.500 euro. Certo, noi non vogliamo comprare quello da 3.500, perché la panchina e l'altalena sono costati quasi 4.000 euro, quindi voglio dire, siamo riusciti a fare una bella cosa,
e con questo lo stesso, tra un po' di sconto e tutto quello che faremo, sicuramente riusciremo a comprarne uno abbastanza importante. Allora io chiudo qui perché sennò mi prolungo fino a domani mattina. Stasera mi lasciate il blocchetto negli assedi. Vi ho convinto o no? Non vi ho convinto. Se no rimango un altro pochino, se non vi ho convinto. Cioè io sono un altro po', se volete. Rimango un altro po'. C'è chi delle elemosine. Allora adesso passo la parola a Barbara. Ah, non ho presentato. Allora, dialogheranno con l'autrice Antonella Ferrari, dialogheranno con lei Ilda Mancini e Costanza Cavaliere. Le letture leggerà alcuni passi Roberta De Nobili. E Barbara invece leggerà una bellissima poesia di un'altra raccolta molto bella che è stata presentata giorni fa qui a Santa Reparata, una raccolta di poesie di Chiara Candeloro, che non è stasera presente perché è tornata all'università, mi sembra, a Padova, a Parma, scusate, è una bellissima poesia che si chiama Il piacere di scrivere. E questa poesia la leggerà Barbara. Passo la parola a Barbara. Ma per un momento stava ho visto che stavi prendendo questo. Grazie, io avrò il piacere di leggere questa poesia. Il piacere di scrivere. La matita scricchiola sulla carta, prima bianca, ora affollata dalle parole. Sono tante le frasi che si accalcano sul foglio. Non mi basta lo spazio. Allora metto da parte la pagina e ne prendo un'altra. E anche su quella, ben presto, le parole cominciano a riunirsi. Non è importante quante pagine dovrò usare. Io voglio scrivere. Non mi importa se la matita si spunta. Io voglio scrivere. Non mi importa cosa penseranno gli altri, io voglio solo scrivere. Chiara Candeloro. Grazie. Dal piacere di scrivere. Passiamo al piacere di leggere, dallo scrittore al lettore. Praticamente io ho letto il libro di Antonella perché la conoscevo da ragazzina, perché la mamma è casolana, perché il suo libro parla di quella che è stata la mia città per 23 anni, 50 anni fa, perché mi piace leggere. Poi mi è venuta in mente una frase di Antonino Di Giorgio che diceva: il lettore può essere, lo scrittore può essere bravo quanto vuole, ma se non c'è il lettore, lo scrittore non esiste. Ho letto un'intervista di Antonella in cui lei dice, scusate ma la vista difetta, il mio lettore ideale è una persona semplice, quella che non legge mai. Riuscire ad intrigare chi non ama la lettura, quello che chiude il libro dopo due capitoli è il mio target. A vincerlo fino all'ultima pagina, fargli trascorrere qualche oretta in serenità e dimostrargli che leggere distende, rasserena e ci rende migliori. E questa frase mi è piaciuta tanto, perché io ho passato una vita a cercare di fare innamorare gli alunni alla lettura e dico, questa è una scrittrice che mi interessa. E ho riletto il suo libro. Ora vorrei che tu ci parlassi della tua passione per la scrittura e in particolare come è nato l'ultimo romanzo. Allora, buonasera a tutti. La passione per la scrittura nasce dal lato paterno. In famiglia tutti scrivevano,
erano altri tempi, altri livelli, c'erano anche meno possibilità di pubblicizzare. E quella nasce così, questo tentativo di scrittura. Questo secondo romanzo nasce dai racconti sentiti in famiglia a Chieti, perché Chieti, vabbè, Palazzo De Maio sta lì sul corso, bene o male anche chi viene di passaggio lo conosce. E dalle varie storie sentite, ascoltate, mi è venuto in mente di scrivere questo libro. Mi sono documentata molto presso l'Archivio di Stato e così è nato Adelaide. Vogliamo... La dama misteriosa continua ad aggirarsi nelle stanze. Lascia tracce sempre più evidenti, come chi sa di essere stata scoperta. Non si preoccupa di nascondere il suo passaggio. Pare solo intenta a dirigere chissà quali affari. Giorgia è intenzionata a scoprire chi è, tra le tante signore Maio, questa donna così intraprendente. La custode trascorre ore consultando alberi genealogici e libri araldici, in cerca di ritratti o altri indizi. A quanto affermano le ultime frasi spezzate incise nelle registrazioni, siamo intorno al 1840. Si combatte per qualcosa, ma in gran segreto, tira aria di cospirazione. Quindi forse l'ansia non è dovuta a un amore contrastato, ma alla politica. Cambiano i tempi, ma gli scenari si ripetono immutati. Somigliano un po' tutte ste Maio. Nessuna si distingue per bellezza. Sono molto curate, ma hanno lineamenti marcati, occhi bovini e fisici monolitici. In pratica sono tonde e dritte come colonne. Ma il prestigio del casato allora fungeva da chirurgo plastico. Un naso importante come quello di Cyrano, impossibile da correggere all'epoca, scompariva dietro l'agiatezza che il nome altisonante evocava. Tanto più che per gli uomini avere una splendida e giovane servetta nel proprio letto era la prassi, per nulla disdicevole, anzi. Attenta a riporre i preziosi tomi senza rovinarli, Giorgia dimentica la Moleskine nella stanza degli avvistamenti. Il mattino seguente nota delle pagine strappate. Qualcuno ha preso appunti sul diario e ha staccato i fogli, spuntano pezzetti di carta dalla rilegatura. Forse dovevano mandare qualche pizzino. Nella quotidiana registrazione si evince una voce maschile chiamare «Adelaide, Adelaide!». Finalmente un nuovo tassello. Chi sarà mai questa Adelaide? L'albero genealogico scioglie ogni dubbio. È Adelaide Maio, nata nel 1809. Adelaide Maio comincia a scrivere sulla Moleskine per comunicare con Giorgia. Un bel mattino sul quaderno nero, nella consueta ormai nota grafia stile 800, diverse righe riempiono una pagina e il cuore della guida turistica. Gentile signorina Giorgia, io sottoscritta Adelaide Maio, oltre a occuparmi delle incombenze familiari, nonostante donna, agivo da uomo di casa. Tenevo la contabilità e amministravo i beni di famiglia. E in questa veste svolgevo un ruolo primario anche nelle lotte che si accendevano qui a Chieti e in tutta Italia al seguito della carboneria. Attendevo con ansia lo staffiere del marchese avvocato Giuseppe Mazzara, qui in esilio dal regno di Napoli, poiché carbonaro, che in gran segreto stava fondando un nuovo nucleo in città. Mia sorella minore Giacinta combatteva in prima linea con me contro il governo oppressore. Io seguivo un ideale, Giacinta l'amore. La ringrazio del suo interesse per la nostra Pugna. Saluti Adelaide Maio. Giorgia chiede ancora notizie e Adelaide scrive. Sono nata nel 1808, primogenita di 6 figli. Tutti mi hanno sempre considerato il perno e il pilastro della famiglia. Sarà che non mi sono mai sposata, sono sempre stata a disposizione dei miei cari.
mattina, intorno a mezzogiorno, si apriva il grande portone laterale sull'attuale piazza Martiri della Libertà e accorrevano ad tutta Chieti a fruire della nostra magnanimità. Giungeva la madre di famiglia con una scodella di insalata da condire. «Donna Adelaide, mettete tanto olio, per favore, che va bene anche per stasera». E dietro di lei decine di persone. Consumavamo quintali e quintali d'olio d'oliva ogni anno. Per fortuna i nostri possedimenti fruttavano in abbondanza e per noi, famiglia molto religiosa, era un piacere alleviare, seppur di poco, la dura vita del popolino. Cara Giorgia, consentimi di chiamarti cara. La tua sincera curiosità per me e la mia vita mi intenerisce e mi diverte. Mi intriga questa nostra amicizia a cavallo dei secoli. Per cortesia, dammi del tu, come si usa adesso, come se fossimo due amiche che si incontrano per un caffè. Chiamami Adelaide, senza titoli o appellativi. Mi piace questo vostro modo di relazionarvi senza smancerie e salamelecchi. Sull'educazione moderna è meglio sorvolare. Se una volta si esagerava da un verso, ora lo si fa dall'altro. Le buone maniere sono patrimonio di pochi. Anche laureati o di buona famiglia mostrano gesti e modi ineducati. Non mi pare un progresso questo, ma un bene sacrificato in nome della praticità, della fretta. La nostra battaglia politica è stata il sale della mia esistenza. Quando mi ero rassegnata a una realtà noiosa e pacifica nella dorata gabbia di Casa Maio, a fare l'uncinetto o la calza, cose che ora che mi conosci un pochino sai che non mi appartengono affatto, sono nati i primi focolai di guerra e mi ci sono tuffata di testa. Naturalmente ero l'unica donna del gruppo, specie del mio rango. Eravamo una bella squadra. Presto si unirono Giacinta e due insospettabili monache, guardiane della chiesa di San Domenico. Protette dal saio, col pretesto della necessità di assistere un malato o un detenuto, attraversavano indisturbate le file nemiche, origliando segreti e tattiche. Questo almeno all'inizio, perché in seguito gli eventi presero un'altra piega. Anche loro si erano infervorate e al grido di ora et labora si prestavano in ogni modo utile alla causa. La preghiera era la sostanza della loro esistenza, ma l'agire in prima persona, impegnandosi fisicamente nonostante i rischi, donava un senso di completezza ai lunghi rosari recitati tra quattro mura. Combattere per un mondo più equo, per l'uguaglianza tra gli esseri umani e la mutua assistenza, in fondo significava per loro mettere in pratica il Vangelo. Bene, come avete probabilmente avuto modo di percepire da questi brani, che naturalmente rappresentano delle scelte all'interno del testo per dare senso, insomma, della storia, della sua costruzione e anche dei personaggi più caratterizzanti, si tratta di un'operazione di scrittura, come diceva appunto la professoressa all'inizio, che cerca di intrigare sicuramente questa di Adelaide, l'interesse del lettore, perché opera una serie di trasformazioni, di schemi, di approcci alla narrativa usuale, che prima di tutto è fatto in senso temporale. È il primo incipit che si ha nella lettura del testo, cioè di questa Giorgia moderna che incontra con curiosità tra le mura di un antico palazzo una figura affascinante e antica, forse retrospettiva, come quella di Adelaide che avete sentita presentare brevemente attraverso queste righe. È un Adelaide che è forse un mondo che rappresenta questo passaggio e questa crescita della figura dall'antichità all'epoca più moderna, raccontata attraverso diverse manifestazioni e diverse personalità femminili.
che accanto hanno anche delle figure maschili, poi si intravederà, ugualmente ricche, ugualmente composite, eccetera. Ma qual è l'esercizio temporale praticato, credo, dall'autrice? Molto interessante. Questa sorta di incontro di una visione, dato nell'attualità della scrittura e della lettura che si scambiano Giorgia ed Adelaide, in un tempo impossibile, in un tempo sicuramente immaginato, in cui una donna del passato rivela una mentalità assolutamente innovativa, capace di comprendere le trasformazioni e di capire la multiformità della composizione dell'animo umano. Dall'altro anche quasi al di sopra della differenza di genere che noi percepiamo soprattutto nel mondo della scuola attraverso i documenti ordinamentali che ci insegnano a fare questo, cioè a riconoscere nella loro differenza la femminilità e la maschilità, ma nello stesso tempo a cercare di trovare dei punti di incontro che permettono lo sviluppo dell'una e l'altra personalità. E quindi un tempo nuovo, un tempo tracciato dalla storia, del racconto di queste due donne che dialogano in una dimensione sicuramente forse più dell'animo che della realtà. Ma Adelaide è anche un modo nuovo di presentare le diverse sfaccettature di rappresentazione umana, di impegno umano che può avere il mondo femminile. Guarda caso, accaduto in una Chieti che a noi potrebbe avere rappresentare anche oggi, noi che siamo più o meno di questa generazione formati a pensare che certi eventi storici come la carboneria eccetera, invece all'interno di un movimento molto interessante di situazioni e di appartenenze, quasi da intrigo, perché lo sfondo storico della carboneria ne rappresenta sicuramente l'immaginario storico di riferimento, ma poi vediamo che nella ricerca documentale che l'autrice fa ci sono degli elementi di aggancio significativi e reali, sia in persone effettivamente esistite come questa Adelaide, sia in altre che fanno parte del suo contorno di vita contemporanea. Insomma, Adelaide è forse una figura quasi mitologica che da una parte rappresenta l'armonia, la donna che riesce a conciliare la vita familiare con quella pubblica, con quella dell'impegno lavorativo, con quella invece della leggerezza, della sobrietà, della mondanità. Ma nello stesso tempo è anche un Cadmo, è anche una donna di forza, di decisione, insomma una componente maschile molto forte, una donna che veste i pantaloni, è una donna che non tiene molto alla vanità, diciamo, alla bellezza in quanto tale intesa nel senso della femminilità, che non ama apparire, ma è una donna stratega, è una donna che governa gli eventi e che sa orientare sia figure maschili che femminili. Insomma, è una donna ideale, Antonella Ferrari, o è una donna che effettivamente ha dei connotati di realtà storici chietini? Sappiamo appunto che è esistita Adelaide. Ho cercato, mi sono documentata tantissimo. Purtroppo il materiale trovato su di lei è stato proprio poche righe, non scarso, erano 3-4 righe, pochissime righe. Però quelle 4 righe mi sono servite per innamorarmi di lei, di questo personaggio, che poi ho plasmato come avrei voluto. Quindi una donna ideale, la mia donna ideale dell'Ottocento, che è attualissima adesso e è anche, diciamo, all'avanguardia, sarebbe anche questi tempi, perché molte donne non sono forti e volitive come lei. Detto questo, il romanzo si chiama Adelaide, racconta la vita di Adelaide, ma intorno a lei si sviluppano altre vicende. C'è lo sfondo della carboneria, ma è un libro d'amore soprattutto, perché ecco, io mi spaventerei e dico no, ma il libro deve essere una palla, però,
Cioè dice che cavolo, è una storia. No, no, assolutamente, perché poi non sono così brava io da scrivere un libro storico, da impegnarmi in questa... ripeto, mi è piaciuto il personaggio, mi ha colpito e ci ho costruito un mondo intorno. E ci sono personaggi variegati, con storie diverse, amori declinati in ogni, sotto ogni forma. Qualcuno di voi ha già letto il libro, quindi sa a cosa mi riferisco. Oltre a descrivere le varie forme d'amore, ci sono, descrivo anche poi le varie... vari caratteri umani, cioè naturalmente poi c'è la separazione tra bene e male, e il bene vince sempre alla fine, il male viene punito. E, insomma, è una lettura, come dicevo prima, semplice, leggera, da fare in due ore si legge, per trascorrere un po' di tempo in serenità, insomma, per distrarsi. Non ci sono pretese accademiche, assolutamente. Tra i personaggi, se vogliamo, minori, però un bel personaggio è Ninetta. Vuoi leggere, Robè? Io amavo in particolar modo quel giardino. C'era un angolo recintato in cui solo io, di cui solo io possedevo la chiave e a cui solo io potevo accedere. Avevo fatto costruire anche una piccola serra per proteggere dal freddo inverno le colture a me più care. Mi dava consigli di erboristeria un'arzilla vecchietta che viveva alla Civitella. Ninetta abitava in una delle casupole fatiscenti di quel quartiere antico, sul cocuzzolo da cui si dipana la vita chietina, ma trascorreva le giornate nei campi fuori le mura, da cui tornava con fasci di erbe di ogni genere, che in mano a lei si trasformavano in unguenti e medicine degne di un medico internazionale. Non era una santona, ma molti la chiamavano così. Altri invece insinuavano che fosse una strega. Lei non aveva nulla di sinistro o malefico, solo che era più abituata a stare in mezzo alla natura e ai suoi abitanti che tra gli esseri umani, per cui era molto spiccia nel parlare. Un grugnito per un no, un per un sì. Invece la vedevano parlare a farfalle e uccelli, abbracciare alberi, salutare sole e luna, giocare con stormi di api in tutta tranquillità. Nei responsi azzeccatissimi delle sue visite, con una parola indicava il male. Ad esempio, colite, e con mezza frase prescriveva il rimedio. Tintura madre di timo, 30 gocce due volte al dì. Ninetta era semi-analfabeta, sì e no riusciva a scrivere il suo nome, ma con i suoi rimedi naturali guariva quanto un medico. Molte persone evitavano per vergogna di farsi vedere nei pressi di casa sua. Io no. Forte del mio nome intoccabile, mi rivolgevo a lei per ogni tipo di consiglio e spesso la raggiungevo in campagna, trascorrendo con lei interi pomeriggi, durante i quali appresi le virtù segrete di alcune piante di uso comune. Alla base del suo sapere regnava un grande buon senso. Una volta, mentre passava per i vicoli addormentati nella calura estiva, notò un gatto sdraiato pigramente a godere un po' d'ombra su degli scalini. Ninetta lo fissò. «Muoviti, cosa stai facendo? Che ti credi? Che le zoccole ti piovono dal cielo?» Fu Ninetta a illuminarmi sull'azione sinergica di tre erbe che, mischiate nelle dovute proporzioni, producevano quel che veniva comunemente chiamato unguento per volare. Si dice che lo usassero le antiche streghe per volare sulle loro scope. Io questo non posso affermarlo e poco ci credo, ma ti assicuro, cara Giorgia, che ho verificato di persona i poteri allucinogeni di questa miscela e ne ho sfruttato potenza e potenzialità in ogni forma.
Vi invito a leggerlo naturalmente, perché e soprattutto a mandarmi feedback. Per esempio c'è la gentilissima Pina Di Cola, che non ci conoscevamo, mi ha scritto su Facebook facendomi lei mi ha fatto i complimenti, ma potete anche dire quello che non va, io anzi mi servono per la critica è costruttiva, quindi niente, cioè sembra che sto qui, poi ci tengo in modo particolare stasera proprio perché vi ha spiegato Tina che il ricavato a cosa servirà, quindi è anche interesse vostro, perché questo macchinario andrà nell'ospedale di Casoli, quindi vi auguro di stare tutti bene, di non averne bisogno, ma semmai ce ne fosse bisogno c'è una garanzia in più. Raccomandiamo pure di leggere. Certo. Ecco, non solo di comprare, perché molto spesso i libri si comprano e poi rimangono lì e non si leggono, quindi apriteli, perché vi assicuro è una lettura distensiva, ricca, ci sono tanti altri personaggi, ci sono anche un po' di pruderie che non guastano, e quindi buona lettura. Come va a finire lo capirete leggendo. Mi sono tenuta proprio sul vago, proprio per non anticipare nulla, perché il bello è scoprire, ecco, ci sono storie intriganti, scomode, però dovete scoprirle voi, va bene, grazie mille. Se posso aggiungere qualcosa? Tina ha aperto questa serata dicendo che la nazione si fonda sulla solidarietà e il volontariato. Ecco, credo. Frase di Carlo Masciantonio, ecco. Quindi abbiamo superato il concetto del lavoro e sarebbe anche questa una dimensione ulteriore per poterlo fare. Beh, forse nella vita di Adelaide e quelli che fanno parte del suo contesto, questa immagine davvero sembra reale, praticata, perché racconta storie di uomini e donne che sono impegnati nella politica e nel momento storico del tempo, ma lo sono con un modo di essere che non è quello della battaglia, come dire, proprio dello scontro, che forse in tempi moderni, dove Adelaide non si ritrova, infatti forse questo è uno dei modi, si vivono ancora, ma è quella della polemos, forse anche della discussione continua vissuta adeguandosi ad un registro di comunicazione e di scambio assolutamente diversi, che Adelaide rappresenta in tutto, perché lei da rappresentante, insomma, di uno strato sociale elevato rispetto al suo contesto, invece sa vivere in tutti questi micromondi della vita contadina, dell'artigianato, del commercio, nella città teatina, e sa dare il suo contributo, sa riconoscere la diversità delle persone ed apprezzarla, ed è una persona in effetti evanescente, forse fortunata, perché appunto riesce ad attraversare questi spazi diversi di contesto di vita, restando libera, restando chiaramente senza troppi vincoli per poter agire e per poter davvero rappresentare quella che forse, ecco, oggi ci siamo detti in un colloquio privato, una scienziata come la Montalcini ha vissuto da donna libera e da condizionamenti civici eccetera, con un impegno sociale che non ha rappresentato l'aspetto di quella politica di rappresentanza, ma di quella politica di cambiamento vissuta concretamente e realmente. E questo in effetti forse un po' di orgoglio ci può dare nella nostra Teade, che non è così sganciata dalla storia più moderna e recente, ma in effetti l'ha anche rappresentata e vissuta realmente. Allora, il primo mazzo a lei, all'autrice, ad Antonella. Salgo. Poi. Facciamo perché c'è. No, non si può.
secondo mazzo alla prof, il terzo alla nostra Costanza, veramente per l'ordine gerarchico stava prima la preside nostra. Io ho detto togliamo i titoli, togliamo i titoli, però mo ce li rimettiamo, dai, mo a fine serata possiamo. E poi a Roberta, e dove sta? A te potrò fare prima qua, guarda, l'avevo a portata di mano, e invece ho fatto il contrario, vabbè. E questo a Roberta. Poi vorrei ringraziare Lina Caniglia, i fiori, per l'addobbo, perché l'addobbo è suo, capito? Quindi ce l'ha offerto lei, cioè ha addobbato lei questo palco. Abbiamo fatto, e quello di chi è? Ah, è della scrittrice. Grazie a tutti e spero che il libro vi piaccia. E che vi devo dire? Se volete farvelo autografare, l'autrice è qui, forse si può anche spostare eventualmente. Mo si sta salutando con lo zio, giusto? Giusto. Là, magari lì vicino. E questo è quanto. Va bene? Grazie a voi, che vi devo dire? Grazie.